ci apprestiamo ad avere nuove regole. Nel frattempo il nostro Parlamento ieri non è riuscito ad approvarle. Oggi però sì, non è stato un bel segnale, ve l'ho detto anche in apertura. Vedo già collegato con noi il professor Pregliasco, che come sapete è un virologo del Galeazzi di Milano. Buongiorno, ben trovato professor Pregliasco. Voglio subito chiederle una cosa, perché ieri ho avuto un dibattito molto intenso tra una serie di suoi colleghi, c'era qui Matteo Bassetti, c'era anche Cartabellotta. Hanno detto tutti che sostanzialmente la mascherina all'aperto non serve a nulla. Lei che ne pensa? È vero, dal punto di vista pratico, se siamo in mezzo a una strada da soli, non serve. A questo punto però io credo che la decisione di utilizzarla, obbligare, questo è il triste, ma a questo punto secondo me è necessario di obbligarlo a usarlo sempre, rende esplicito un messaggio che le cose non stanno andando bene e che così facendo, anche in una città, è vero, possiamo essere distanti dagli altri, ma ci vuole un nulla a incontrare una persona, avere una situazione di assembramento. Averla già ci mette d'accordo. Il concetto era quello che giustamente ha detto nell'introduzione: noi oggi dovremmo usare tutti un nuovo galateo nel contesto dei contatti, dove la mascherina, il lavaggio delle mani, e l'attenzione alle persone dovrebbe essere già ben stata evidenziata e l'abbiamo anche ben realizzata durante il lockdown. A questo punto però credo che sia necessario questo messaggio. Senta professore, mi dica un'altra cosa.